Negli ultimi 10 anni noi abbiamo investito più di 200 milioni di euro nel rinnovamento degli stabilimenti e nel prodotto. Ovviamente qui ne abbiamo anche un esempio, ma ovviamente abbiamo investito negli stabilimenti prima per creare un prodotto all'altezza di quello che richiede la clientela oggi. La serie 7 che vediamo qui è la conseguenza di quelli che sono altri investimenti nello sviluppo, nella progettazione di macchine innovative, macchine con una alta tecnologia, che è la serie 7, una tecnologia tutta italiana, perché in Italia siamo convinti di essere in grado di poter esprimere un prodotto tecnologico, un prodotto che sicuramente è all'altezza degli altri e che possa esprimere ciò che sappiamo fare in Italia anche all'estero. Siamo leader nel mercato del medio campo aperto e la nostra volontà, ferma volontà, è quella con determinazione di crescere nel settore dell'alta e altissima potenza. Abbiamo differenziato le linee, ne è un esempio, McCormick sta procedendo con una linea che scende dall'X8, Landini presenta oggi questa nuova livrea che sarà molto probabilmente il futuro family feeling delle altre gamme e stiamo dando una immagine a ognuno dei marchi che segue quella che è la mission di ognuno di loro. Landini, vocato comunque a una clientela che cerca un prodotto italiano, che cerca un prodotto essenziale anche e tecnologicamente utile. Oppure con una clientela molto esigente, una clientela che richiede anche delle macchine con delle trasmissioni a variazione continua da 240, da 300 cavalli, abbiamo McCormick che è un marchio che di origini americane, costruito anch'esso in Italia, ma con una vocazione con più alta tecnologia per una clientela sicuramente più esigente.